spiegami un attimo quella che introduzione volevi fuori fare. Onda che ti avevo proposto. Allora, in pratica noi facciamo la presentazione dell'ospite, il benvenuti, eccetera, eccetera, cambiandoci dalla sedia. Significa, tu parti, ciao, poi riprendi me che dico benvenuti, poi shifti ancora. Vai, vai. Cioè, non ho più cognizione cioè, di ci dobbiamo tipo alzare, scambiarci. Sì. Poi nel montaggio, tac, 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 sembra che sia... Parla sempre uno? No, parliamo in due, sì, però in maniera alternata, quindi veloce, e hai capito? Sigla! Allora, facciamo un bel applauso di quelli super finti a bestia alla nostra nuova ospite di oggi, Anto, il pulsantino in alto a sinistra dei quattro luminosi, a Stefania Carboni. Belli. Bello. Mi chiamo Stefania Carboni, lavoro al CEISP dal 2011 facendo tante cose. Ditemi voi cosa volete che un po' vi dica. Beh, il tuo menù che cosa offre? Ho iniziato con il servizio Remida, quest'anno nello specifico sono sul servizio Remida appunto e nelle scuole con il progetto del mentoring tramite il PNRR, con i grandi però, quindi medie e superiori. Tu sei una pedagogista, giusto? Io sono una pedagogista, cioè. Ci puoi spiegare cosa è essere pedagogisti oggi? Questa è una bella domanda, me l'hanno sempre chiesto anche in famiglia, credo che nessuno l'abbia mai capito, perché i primi 3 anni io li ho fatti come educatore, questo forse già era un ruolo più definito, più chiaro. Il pedagogista è ancora una figura poco conosciuta, si occupa di educazione, quindi è una figura sempre necessaria a livello di servizi scolastici, extrascolastici, è sempre presente. Nel percorso più specifico proprio del pedagogista si fa quindi tutto anche quella che è la parte di progettazione, la parte di osservazione, può entrare nei servizi in vario modo. Che cos'è Remida? Allora, Remida è un servizio che nasce fuori dal CEIS, a partire dall'AID, che è l'Associazione Italiana di Dislessia. Parliamo del 2010, quindi il Remida offre un supporto ai bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. La legge nasce nel 2010, quindi praticamente in contemporanea alla nascita della legge nasceva la necessità di dare una mano agli studenti con DSA, perché non erano ancora conosciute queste difficoltà, quindi non le conoscevano i docenti, tantomeno i genitori. Si inizia a mettere in moto una macchina che all'inizio è all'interno della scuola, quindi il primo anno l'educatore andava dentro alla scuola al pomeriggio a sostenere i ragazzi che avevano necessità. La scuola però non è il posto dove i ragazzi stanno bene, questo è emerso subito, è bastato pochissimo. Il passo successivo è stato quello poi di, tramite anche l'apporto del CEIS, di trovare una sede esterna dove poter garantire un ambiente proprio più sereno, diverso dalla scuola. Ad oggi ci occupiamo di tutti i ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento, non solo di DSA, e proprio per andare incontro alle famiglie. Puoi specificare cosa rientra disturbi nell'apprendimento? E diciamo così che a livello generale ci possono essere le difficoltà di apprendimento di cui fanno parte tutti quelli che possono avere difficoltà nell'apprendere. Può rientrare anche un ragazzo con bisogni educativi speciali. BES, no? Il BES è un'indicazione che viene data dalla scuola anche per uno svantaggio socioculturale, quindi ad esempio una ragazzina in prima media i cui genitori siano entrambi stranieri, non parlano l'italiano, la scuola può decidere di affiancare questa ragazzina tramite determinati strumenti, che però può essere anche solo per un breve periodo. Anche chi ha vissuto un grosso trauma, quando ci fu il terremoto in Abruzzo abbiamo avuto alcuni ragazzi con bisogni educativi speciali, perché nel tempo di rielaborazione del trauma si valuta la necessità di dare qualche supporto in più. I disturbi specifici dell'apprendimento invece sono correlati ad una diagnosi, quindi io ho una diagnosi fatta da uno specialista che definisce che io ho determinate difficoltà.
I disturbi specifici dell'apprendimento sono dislessia, disortografia, discalculia e chi mi manca? Mi manca la disgrafia. Tipo la discalculia è? Discalculico è sia chi fa fatica, ad esempio, a fare i calcoli, ma può essere anche chi non ha la dimensione del numero, cioè parlare di 10 o di 10.000 non mi fa la differenza. La dislessia comporta la difficoltà nel leggere il testo. Possiamo avere un ragazzo che legge benissimo, ma non capisce niente di quello che legge. La disortografia è quella invece più famosa, cioè inverto le lettere, quella che in qualche video si vede che dicono che balla, no? Perché in effetti si vanno a confondere alcune lettere, tipo la P, la B, la T, la D, e di conseguenza poi produco un testo che non è leggibile. La disgrafia è quella nella produzione proprio grafica di quello che scrivo, quindi produco un grafema che non è leggibile. Queste sono quelle più mainstream, cioè quelle che magari emergono più spesso in assoluto. Sì. Ok, tipo ad esempio a me a scuola dicevano che avevo anche l'asinite, non so se rientra l'asinite nel... Sì, no, quella però è molto comune. Non so se si trova sul DSM, il disturbo di asinite. Non si trova, ma è molto comune. Ah, ok. Tanti ragazzi con DSA hanno difficoltà di attenzione oppure iperattività, e quindi sono quelli che non ti stanno mai fermi, non ve lo faccio perché sennò poi tu mi sgridi, non stanno mai fermi, si muovono, disattenzione, passa una mosca e tu lo perdi, però per riprenderlo ci vogliono anche 10 minuti. Ma Stefania, il tuo appassionarti a questo tipo di problematica? Casuale. Con tutta questa passione. Casuale. Io ho finito l'università avendo la passione per tutto quello che era l'ambito della disabilità adulta. Uh-huh. Tramite un'amica ho scoperto, proprio perché erano gli anni in cui c'era questa necessità, questa tematica che peraltro io all'università non avevo praticamente affrontato, e quindi dopo è iniziata tutta una passione personale, una serie di corsi di approfondimento, anche di formazione. Tuttora è l'ambito dove mi sento più a casa. Uh-huh. Cioè servizio Remida io sto benissimo. Cioè gli adolescenti, cioè, ti fanno morire, ma proprio hanno per me qualcosa di vivo e che tiene vivo. Remida, no? Il nome. Perché? Speravo me lo chiedeste, perché quando parlo con i genitori non è che mi soffermo sul nome. È nato anche quello un po' casualmente, ai tempi, viene da un mito che io non mi ricordo. Non era quello che toccava, tutto ciò, esatto, che toccava diventava oro. Perché a lui viene dato questo potere perché fa in cambio qualcosa. Lui tutto quello che tocca diventa oro, però alla fine questa diventa quasi una fregatura, nel senso che poi quando deve mangiare e bere si trasforma in oro. In realtà noi però l'abbiamo scelto perché Remida si nasconde le orecchie d'asino, e quindi la scelta del nome Remida in realtà è perché nessuno deve nascondersi le orecchie d'asino, non deve essere un togliamo questo cappello, cioè non c'è bisogno di nascondere il fatto che fai fatica in matematica, che fai fatica in italiano, non è un problema, riconosci le tue difficoltà e allo stesso tempo vai su le cose che tu sai fare bene, cioè nessuno di noi sa fare tutto, anzi è un modo anche poi per diventare consapevoli rispetto alle scelte del futuro. Cioè se io so che faccio schifo in matematica è inutile che poi mi vada a incaponire, nel voler diventare Einstein. Esattamente. No, questo lo tagliamo perché Einstein secondo me aveva anche dei pessimi voti in matematica, se non ricordo male. Sì, è stato anche bocciato, ma Einstein sospettano fosse DSA. Mm-hmm. Oppala. Walt Disney sospettano fosse DSA. Mica dei nostri tempi. Il cantante? Esatto. Anche Orlando Bloom, lui dice che quando ha iniziato a fare l'attore non sapeva come imparare i copioni perché non era capace, perché poi ovviamente la memoria è un'altra di quelle componenti che può essere compromessa o comunque far fatica. E come ha fatto Orlando? Non lo so, invitatelo al podcast e chiedeteglielo. Allora Orlando, quando vuoi sei invitato, tranquillo, vieni pure ad aprirti a Humus e raccontare come hai fatto con sta bazza dei copioni, ecco. Avrà avuto un gobbo gigante con tutto scritto, no?
ci sono poi dei meccanismi di compensazione, ma anche delle strategie che loro inventano. Noi abbiamo dei ragazzi che per imparare le poesie a memoria fanno tutti i disegni, quindi... Quindi è una traduzione in disegno di una della poesia. Stupendo. Sì, stupendo. Non ve l'ho portata, ma se volete poi... Tu sei anche una docente dell'Istituto Toniolo, sì, di pedagogia. Pedagogia speciale, sì. Di pedagogia speciale. In un minuto vuoi dirci di che cosa tratta il tuo corso, quali sono i punti che affronta? Allora, velocissimamente, la pedagogia speciale si occupa di tutti quegli interventi di tipo personalizzato e speciale, appunto, è il nostro tipo di intervento. Quindi non posso pensare di progettare una volta per tutte, no? Che questo sarebbe il sogno di ogni educatore. Devo creare e progettare in base a chi mi trovo di fronte, e quindi il primo passo è quello del conoscere chi ho di fronte, l'osservazione, valutare in modo proprio con assenza di giudizio quelle che sono le capacità, le abilità, ma anche le difficoltà. In base poi alla mia conoscenza di chi ho di fronte, posso progettare in modo personalizzato. È la possibilità di aprire nuove strade. Io spiego sempre agli studenti in aula: l'educatore apre nuove strade di fronte a qualcosa che si percepisce come un limite. Noi dobbiamo trasformarlo in possibilità. Un altro passaggio, secondo me, è quello di non creare la dipendenza, no? Con il servizio, sì, che dentro cui lavoro, no? E che sto offrendo, ma creare autonomia. L'obiettivo, la finalità generale è proprio la creazione di autonomia. A volte è la famiglia che si attacca, e quindi poi si fa il colloquio con i genitori, si inizia a spiegare che non c'è più bisogno di noi, e dopo qualche mesetto di prova lo riconoscono anche loro, eh. Secondo te, da parte dei genitori di oggi, quanta difficoltà c'è ancora, o fatica, diciamo, ad accettare il fatto che il proprio figlio abbia questo tipo di problema? Qui secondo me la differenza sta molto nel momento della diagnosi. Se si riesce a fare una diagnosi precoce e quindi ad iniziare questo percorso già alle elementari, si fa la differenza. Le famiglie che spesso hanno questa diagnosi più in ritardo, quindi parlo dalla seconda alla terza media, ovviamente piombano in un abisso, perché alle medie le richieste sono già altissime. E nel giro di un anno bisogna scegliere la scuola. C'è l'adolescenza, che se invece lo scopre in seconda elementare, insomma, anche per il bambino è diverso. Io cresco con queste mie difficoltà e inizio a farmene carico. Se lo scopro a 15 anni, cioè, diventa proprio anche un po' un rincorrere tutte le varie tappe. E per i ragazzi comunque spesso la scoperta è un momento anche un po' di ah ok, allora c'è, cioè, qualcosa torna, mo quadra, cioè, anzi vedi mamma, non sono io bastarda, te l'avevo detto 100.000 volte, con quelle liti, lui non studia mai, non è sempre sul telefono, invece mamma vedi non ci riesco, non è che per i genitori è un po' più difficile, perché poi ci sa, ah ma anch'io facevo fatica a scuola, perché non ci ho pensato, perché poi i prof perché non me l'hanno detto. Nella scuola superiore ho incontrato tantissimi genitori che rifiutano la diagnosi. Cioè, quindi non è una difficoltà tua, sei tu che non studi. E qui ci si ferma, perché se il genitore non vuol proseguire... E quindi a casa un genitore che cosa dovrebbe tenere d'occhio? Secondo me in generale i bambini e i ragazzi devono andare a scuola e stare bene. Quando si inizia a vedere che questo benessere non c'è, qualcosa non funziona. Non è detto che siano disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche che io sempre dall'ansia non è meglio. Immaginiamo se noi dovessimo andare a lavorare per 8 ore in un posto dove non ci piace. Quando si inizia a vedere il pianto, l'ansia, il non voler entrare a scuola, qualcosa potrebbe non andare. Poi c'è l'abbandono, che è il caso limite, ma purtroppo succede e succede sempre più spesso. Il profilo medio di questa tipologia di genitori, c'è qualcosa che li accomuna? Tipo, non so. Non lo so. Ma magari anche di, potrebbe essere anche di non credere che esista veramente questo disturbo. Sì, continua ad esserci questa corrente, un po' come continua ad esserci l'idea che è impossibile l'inclusione. Secondo me è la paura del genitore nel riconoscere le fragilità del figlio, collegata magari anche
ha una poca conoscenza di determinate problematiche, cioè non ne faccio una colpa, rispetto appunto a social, internet, noi non abbiamo più il genitore ignorante, cioè nel senso che non sa niente, sa tanto, ma tutto mescolato. Perché vede un video, l'amica mi ha passato un articolo, ma non si sa con che criterio. Sì, cioè, sì. E quindi sanno tanto, ma va tutto risistemato. Quindi anche con i genitori il colloquio spesso è per mettere in ordine quello che sanno. Perché poi sì, anche sul DSA, ma sulla DHD ci sono tanti miti. Uno dei primi miti era: il DSA non viene mai bocciato. Ho detto, ah, no, sì? Ma sì, ma non funziona. L'argomentone. Lanciamo non è vero, no, non farò una sigla per questa cosa qua. L'argomentone. Però come è l'argomentone? Com'è l'argomentone? Come si può promuovere l'inclusione? Ah, cioè, quindi pensavo fosse una, non so, un momento, una poi rubrica, ne avremo perché... un'altra. Poi ce l'avremo. Il bello è che siamo tutti diversi e se noi ragioniamo in quest'ottica non c'è neanche bisogno di includere, siamo già al passaggio sopra. I nostri ragazzi fanno 13 anni di scuola, no? Più o meno, ma dopo fuori poi questo lo possono, cioè in base alle mie caratteristiche io non sono obbligato a stare 8 ore seduto in ufficio, ci sarà quello che sceglie l'ufficio e sta 8 ore in ufficio, ci sarà quello che va in comunità 7 ore a provare a sopravvivere. Facciamo un sottile riferimento a noi, Anto, penso. Beh no, a tutti gli educatori. Tutti gli educatori, noi qui in rappresentanza. Esatto. Sport ed inclusione. Cosa ne dici? È la via più facile, perché in realtà i ragazzi e i bambini amano lo sport e tramite lo sport noi possiamo già seguire quelle che sono le loro preferenze. L'altro giorno una ragazza mi ha spiegato tutti i colori dei cavalli, che voi pensate che il cavallo sia bianco e no, marrone, no, mi sono fatta fare la mappa, cioè il cavallo, però questo cosa dimostra? Che i ragazzi hanno delle loro passioni che se noi partiamo da quelle, anche magari nella didattica, abbiamo fatto centro. Partiamo da loro e da loro si crea il progetto, da loro si crea l'inclusione. E allora se nella nostra classe abbiamo un bambino che ad esempio è in sedia a rotelle, secondo me già lì l'attività sportiva, ci vorrebbe una scuola in grado di organizzare con l'attività sportiva che includa anche lui. Le Paralimpiadi sono l'esempio più palese, forse una di quelle che potreste conoscere meglio è Bebe Vio. Lei fa il suo scherma. Sport, cioè uno che ha imparato a fare sport con una protesi, voi potete solo immaginare anche il percorso che ci vuole per imparare ad utilizzare una protesi, anche solo a trovare quella giusta, oltre che i costi. Sì, sì. Tant'è che infatti Bebe Vio le dona, quando non deve cambiarlo, sostituirle, lei le regala. Tantissimi che hanno magari sponsor arrivano che quando le devono cambiare le donano. Ma oltretutto sai averla proprio di Bebe Vio. Non mi sta più. Scherzi, cioè, anche se non mi sta benissimo la tengo lo stesso. Cioè. Ok Anto, è arrivato il momento di nuovo della nostra super rubrica, ormai immancabile, che subisce un reboot di titolo ogni volta, mentre rimane nel concetto la stessa, che è una delle cose più inutili che ci si poteva inventare in una situazione come questa. Ossido di zinco. Ossido di zinco. Stefania, questo è un barattolo, dentro ci sono le mille domande che ti hanno fatto da casa, sapendo che eri ospite della puntata. L'importante è che non mi chiedate la formula dell'ossido di zinco, perché... Sì. Quali strategie può mettere in campo un educatore, un insegnante o più in generale con ragazzi con disturbo da deficit dell'attenzione ADHD? La cosa secondo me la più facile forse da fare è l'ambiente. Se io sono un ragazzo che tende a percepire tutti gli stimoli che mi circondano, noi spesso pensiamo a quelli sonori, no? Quindi il rumore. Ma la ADHD si distrae anche con tutto quello che è il visivo e le classi, soprattutto parlo delle elementari, ma questo succede anche alle medie, sono piene di stimoli visivi, piene, perché l'idea è quella di rendere l'ambiente accogliente. Questa accoglienza che funziona
per tanti sul ragazzo con ADHD, iperattività, con magari difficoltà di attenzione, ovviamente rappresenta una distrazione, un'ulteriore distrazione. L'altra cosa forse sempre un po' più facile è dove collocarlo nel nostro ambiente. Se io ho bisogno di muovermi, è necessario che questo movimento sia facilitato, e nell'essere facilitato non disturbi tutti. Mettiamolo vicino alla porta, così se ha bisogno di uscire non inciampa su 7 zaini, 8 prof, cioè è comodo, esce e quasi nessuno se ne accorge. Calcolare le pause. Io so di avere necessità di più pause, quindi tempi più brevi, quindi concentro in 10 minuti le cose fondamentali e pausa. 10 minuti e pausa. Diventa anche un meccanismo che si può poi insegnare a lui. Crescendo avrà bisogno di ripeterlo al pomeriggio, ad esempio, per studiare. In questo può servire anche la clessidra. So che per il tempo della clessidra devo stare lì. Ridiamo dignità alla clessidra, forse troppo presto dimenticata dalla nostra cultura evolutiva. La scuola è preparata e le risorse ci sono per la tutela di bambini e ragazzi con DSA e OBS. La scuola è preparata, ogni scuola adotta le sue strategie. Penso molto ai docenti, che loro fanno la scuola, e qui dipende molto da quanto loro vogliono anche rischiare nel loro essere anche un po' a volte innovativi, cambiare strade, provare altre strategie. Sempre più però, da quando facciamo, dal 2010, si vedono sempre più esperimenti. Forse anche i prof hanno iniziato a capire che la classe si muove, è una classe, non c'è solo il DSA o il BES. Una storia di successo con DSA che ti ha fatto sentire orgogliosa del tuo lavoro, un fallimento invece che ti ha aiutato a migliorare. C'è la fase in cui poi si dice ok, adesso puoi andare da solo. Una ragazza che in questo caso, appunto, la diagnosi è stata molto tardiva, era già alle superiori, lei ha iniziato a frequentare in seconda, è riuscita davvero alla grande, adesso sta facendo l'università, scienze tecniche psicologiche, e davvero sta portando avanti questo percorso, e anche qui la famiglia fece molta fatica ad accettare la diagnosi. È una bella soddisfazione. Avrebbe probabilmente abbandonato, o comunque non avrebbe proseguito gli studi. Il fallimento, non c'era il fallimento, c'era la doppia domanda. Ecco, la doppia domanda con gli DSA non funziona. Quindi la scartiamo per quel che mi riguarda. Poi siamo stanchi, ve l'ho già detto nell'altra puntata, non domande. Dovete approfittarvi e mettere doppie domande. Cioè, la domanda che potete mandare è una, signori. Avidi. Ti ringraziamo perché è stato un momento molto intenso. Si è visto quanto è la passione che sta dietro alle cose che fai. Spero che sia arrivata anche, ma arriverà, a tutti quelli che guarderanno questa puntata. Quindi ti ringraziamo di cuore. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.